Una presentazione in grande stile, quella di ieri al Cinema Italia per il Cosenza Calcio. Un cinema gremito di tifosi, pronti a cominciare questa nuova stagione, caratterizzata, oltre che dal ripescaggio in Lega Pro, soprattutto dal centenario. Due sorprese per i presenti. La prima, il nuovo marchio disegnato da Luigi Virgillo, che ha riportato in vita il vecchio lupo della gloriosa S Cosenza. All'uscita del lupo, il Thierry è scoppiato in un boato assordante. Ecco partire cori ed applausi che hanno coinvolto davvero tutti, dal presidente Eugenio Guarascio in stile ultra al sindaco Occhiuto. Seconda sorpresa della serata, la presentazione dell'ultimo approdato in casa rossoblù, il terzino sinistro Federico Mannini, scuola Siena. Naturalmente nella serata tutta la squadra è stata presentata, partendo da mister Cappellacci, che sarà il timoniere della stagione 2013-2014, accompagnato dal suo secondo. Parentesi significativa, l'entrata del capitano Manolo Mosciaro in compagnia di un lupo in carne ed ossa al guinzaglio. L'unico assente giustificato della serata, il DG Ciccio Marino, impegnato in questi ultimi giorni di mercato a completare l'organico a mister Cappellacci. A coronare la serata, naturalmente, non potevano mancare gli incitamenti per Biccio Arcidiacono, in questi giorni in visita al San Vitino per una nuova trattativa. La stragrande maggioranza dei tifosi oggi lo rivorrebbe in rossoblù, ma a quanto pare non si riesce ad arrivare alla firma per una vecchia ruggine tra il calciatore di Catania e l'AD Domenico Quaglio. Noi intanto abbiamo chiesto al patron Guarascio e allo stesso AD Domenico Quaglio qualche dettaglio in più sulla questione. I tifosi hanno fatto qualche richiesta magari di vedere qualche giocatore come Biccio Arcidiacono. Ma su questo ne devo parlare, perché comunque su questa situazione siamo, insomma, sapete bene cosa è successo, e quindi è una cosa che per il momento non previsco non dire nulla. Io qui ormai mi devo aspettare di tutto, devo dire veramente un entusiasmo commovente. Sentivamo un po' un'aria di grande entusiasmo, siamo tutti emozionati, ma perché ci sentiamo addosso una grande responsabilità, un grosso impegno, tutto ciò che ci chiede questa Lega, questo professionismo è davvero tanto. Sentiamo l'impegno, la responsabilità di dare delle risposte, speriamo di non deludere. Adesso la speranza è che tutta questa massa di tifosi arrivi pure al San Vito domenica. Ma siamo fiduciosi, già quella che è la risposta già della prevendita lascia ben sperare, quindi noi crediamo che questo calore, questo entusiasmo si trasferisca così com'è al San Vito e possa essere veramente il 12° uomo in campo, ma in tutti i sensi. I tifosi hanno fatto alcune richieste a gran voce, non ne possiamo fare a meno di parlarne. E qualche riduzione sui prezzi, vista anche lo stato congiunturale del nostro paese, e la richiesta magari di un giocatore che abbiamo visto oggi qui a Cosenza, che è Biccio Arcidiacono, ha lasciato sicuramente un segno. Ma diciamo che sono richieste legittime come tutte quelle che i tifosi possono avanzare, poi è giusto che la società faccia le proprie scelte ed è giusto pure che ascolti comunque tutte le richieste, poi l'auspicio che si possa, come dire, anche arrivare a delle decisioni che possono essere in linea con quello che il tifo chiede. Certo è stato un sacrificio enorme, in primis del presidente Guarascio. Il sacrificio adesso la società lo chiede a tutto il pubblico, la vicinanza, quindi noi riteniamo che poi il pubblico di Cosenza sappia rispondere a questa esigenza di vicinanza con grande senso di responsabilità. Sta a noi come società naturalmente individuare delle forme per agevolare questa vicinanza, e nei prossimi giorni, nelle prossime ore speriamo di rispondere a queste richieste. Che grande entusiasmo è tornato in città. Già il ritorno tra i professionisti aveva risvegliato il cuore di tanti della vecchia guardia a ritornare sugli spalti. Dopo la presentazione di ieri, per domenica ci si aspetta il pienone. Contro il tutto cuoio, alle 20:30, il San Vito esploderà in un boato che farà tremare la terra. Adelante, Cosenza.